oggi da maschio e prima nel mondo, perché ho sempre investito nelle risorse umane e soprattutto nella tecnologia, perché il lavoro è un sacrificio, ma il sacrificio deve essere ripagato. In che maniera? Nell'ambiente. Allora questa è la nostra forza del gruppo maschio Gaspardo. È stata sicuramente una scelta di responsabilità dare il via a questo processo di rinnovamento tecnologico, responsabilità nei confronti dell'azienda, dei dipendenti e dell'ambiente che ci circonda. Abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto dall'inverno 2010. La prima fase dell'intervento si è concentrata sulle coperture piane dello stabilimento. È stato realizzato così il primo impianto fotovoltaico di Campodarsego, con una superficie di 17.000 metri quadrati e una potenza di 1 MW. La fase successiva ha interessato il secondo impianto, per una superficie di 5.000 metri quadrati e una potenza di 300 kW. Questo tipo di intervento è iniziato con un'operazione di bonifica della copertura. L'utilizzo di alluminio, legno e pannelli fotovoltaici facilmente smaltibili ha permesso di rafforzare la nostra scelta a favore dell'ambiente. Con l'apertura dei lucernari abbiamo pensato al benessere di chi lavora. Più luce significa più attenzione per la qualità del lavoro e più sicurezza. La nostra produzione ora è volta al raggiungimento di un traguardo importante. Le prime macchine maschio Gaspardo costruite senza produrre anidride carbonica. Perché se Maschio Gaspardo trova nella terra le radici del proprio lavoro, è nella salvaguardia della terra che proietta il proprio futuro.